La notte di Capodanno il cardinale Siri lasciava la curia e andava nella cattedrale di San Lorenzo dove celebrava la messa solenne. La sagrestia si riempiva di doni, dei doni dei suoi preti, i doni del popolo. Erano doni per i poveri, certamente, ma anche doni per la Chiesa, calici, argenti, damaschi, tutto per l'onore e per il prestigio di Santa Romana Chiesa. Ma il cardinale Siri andava molto nei vicoli, nei caruggi, e visitava tutte le chiese di Genova, come questa meravigliosa dei santi Cosma e Damiano. Una delle ultime magnifiche ed apocalittiche omelie dell'arcivescovo fu dedicata al castigo, alla bellezza del castigo inteso come punizione sempre o quasi sempre, giusta e catartica, espressione perfetta dell'ira divina contro il popolo degli omuncoli. Una predica che avrebbe potuto essere tranquillamente farcita di nomi e cognomi conosciuti. Pentitevi, sibilava il cardinale con quegli occhi lucidi e penetranti e sottili dietro gli occhialini tondi. Siri era un vescovo principe che con il popolo dei vicoli parlava esclusivamente in stretto genovese, così come con i suoi medici dell'ospedale Galliera. Era nato nel 1906 nella portineria di un palazzo in distacco Piazza Marsala, dove i suoi genitori facevano proprio i portinai, e 40 anni dopo divenne arcivescovo, nel 1946. Studiava molto, mia mamma lo portava, la mamma le diceva: per piacere non portarmelo in chiesa, di che vai... Andate ai giardini, sì, sì, sì. E invece lui come usciva... Andava in chiesa. Sì. Bambino era mia mamma, che sono... io l'ho visto giovanotto, troppo grande. Nell'ottobre dell'87 Siri saluta i suoi cittadini con una omelia fortemente polemica. Dirà cose forti: questo non è un addio, è un commiato, non sono io che vi abbandono, è un dovere. Obbedisco, e detta la parola obbedisco, non ho altro da aggiungere. Sono appena suonate le 18, fuori piove a dirotto, e Siri così saluta in San Lorenzo a 75 anni. Sarò sempre con voi, non è una fuga, non ho un cuore di pietra, vi ho sempre voluto bene, parole che diventano un macigno. Un cardinale che è un pezzo di storia della nostra città, della provincia, della regione Liguria. Un grande protagonista, certo, della vita della Chiesa, ma anche, come ben sappiamo, della vita sociale, del mondo del lavoro. Il rigore morale assoluto e quindi una coerenza di vita che non solo ha praticato, ha realizzato. Poi la passione per la nostra città, per la cultura del lavoro della nostra città, la difesa, la tutela del lavoro nella nostra città. Venne dopo il cardinale Boetto, era un prelato giovanissimo, poi cardinale nel 1953, quando il Papa gli impone la berretta rossa. Fu sempre molto presente nella vita della città. Quando a Genova fu varata la prima giunta di centro-sinistra, vietò al sindaco Pertusio di partecipare alla processione del patrono in segno di ritorsione per avere fatto entrare i socialisti nel governo della città. Era certamente un conservatore, però devo dire che era anche molto comprensivo dei problemi reali. Io non ho avuto mai motivi di grande contrasto con Siri. Come parlava in genovese, che era una specie di privilegio, no? Io però non sono più capace a parlare genovese, perché ho perso l'abitudine, in casa non si parla. Allora, quando lui parlava in genovese, era come se io avessi dovuto parlare, che so io, in russo, per dire, no? Allora volevo rispondere in genovese perché era un motivo di affetto, però avevo difficoltà, e allora le mie frasi erano, credo, di una banalità indescrivibile, se contavo sempre le poche parole. Lui se ne è accorto, si è messo a parlare italiano. Nel 1958 sfiorò per la prima volta al papato. Si disse negli ambienti del Vaticano: dobbiamo eleggere un papa santo, un santo padre, e non un padre eterno. Non uno così giovane che resta papa per troppo tempo.
fu uno dei conclavi in cui c'erano meno cardinali e in maggioranza erano italiani. Prevalse tra le tesi quella di un papa di transizione, Roncalli dopo l'eterno Pacelli. Siri era sempre stato il più giovane in tutto, è stato più giovane entrato in seminario a 10 anni, più giovane ordinato, non aveva ancora 24 anni, eccetera, eccetera, perché era bravo. Ma lì per fare il papa ne aveva veramente pochi anni, mai dato il caso di un papa eletto così, e quindi lo sapeva benissimo. Lì la successione a Pio XII d'altra parte era delicata, perché Pio XII aveva nominato pochi cardinali, fu uno dei conclavi in cui c'erano meno cardinali, credo 70. Sì, una 65. Sessantina, poi ne erano morti due, sì, poco prima. A Roma, poco prima che prevalentemente italiani. E insomma, prevalse tra le diverse tesi ricordate quella di un papa di transizione. Ne veniamo dopo un papato lungo e molto, sì. Come dire, pesante sotto un profilo politico. Transizione, poi si vedrà. Ecco, poi cambieranno le cose. Il papa Roncalli aveva già più di 70 anni sì. Quando fu eletto, 72-73. E poi aveva una dimensione di cui bisognava tener conto, cioè una grande esperienza internazionale. Era stato lungamente nunzio in vari luoghi e considerato di carattere mite e l'ideale per un equilibrato, saggio papa di transizione di respiro internazionale. C'è una teoria che sostiene che Siri fosse stato eletto papa e anzi avesse già preso il nome Gregorio XVII, ma fosse poi costretto a rinunciare con la minaccia che una sua elezione poteva accendere una violenta persecuzione contro i cattolici nell'Unione Sovietica. Questa vicenda non è mai stata chiarita, neanche da Siri stesso. Semmai c'erano delle voci precedenti, che poi sono state successivamente confermate, che dicevano che addirittura Siri era talmente predestinato per fare il Papa che Pio XII avrebbe voluto designarlo senza passare per il conclave. Cosa clamorosa che in realtà si poteva a termini di diritto canonico fare, ma che avrebbe suscitato, dopo che Pio XII aveva espresso questa intenzione, la grande reazione soprattutto dei cardinali francesi, in particolare di Tisserand, che era uno dei difensori di una linea molto più dura, molto più conservatrice e molto comunque non in sintonia con una rivoluzione quale sarebbe stata quella di fare un papa senza conclave. Certo. Siri fu un personaggio internazionale per le sue posizioni nel Concilio Vaticano II, per il suo acume, la sua visione. Andò in borghese in URSS, pur essendo anticomunista, a trattare con Khrushchev e Brezhnev. Fu il primo che sperimentò una Ostpolitik vaticana. A salutarlo nel 1986 venne a Genova Giovanni Paolo II in una memorabile e nostalgica visita di commiato. Vostri antecessori vennero, ma mai ci fu un incontro con la celebrazione del Santo Sacrificio come quello al quale oggi partecipiamo. Grazie, Padre Santo, grazie di essere venuto, grazie di essere salito al Monte della Guardia. Grazie di averci incoraggiato, grazie del dono che ci darete ora di beatificare qui, nella nostra città, una nostra concittadina. 3 anni dopo, nel 1989, Siri morì nel ritiro di Villa Campostano, in Albaro. Siri ha convissuto con tutti, ha minacciato, castigato ed assolto. Con i potenti gesuiti dell'Istituto Areco, con i preti e i monaci acutissimi, con alcune grandi intelligenze in tonaca, da Enrico di Rovasenda, padre Pietro Millefiorini, a Don Antonio Balletto, prete editore. Preti comunisti sono cresciuti bene, in uno strano connubio, nella città un tempo divisa tra borghesi e proletari, dove le chiese, sia quella di Cristo e della Madonna della Guardia, regina della città, sia quella di Bandiera Rossa, si sono sempre considerate, rispettate e a volte ascoltate. Genova, città di chiese e di preti ingombranti,
che al povero Siri ne fecero passare di tutti i colori, dal coltissimo Don Gianni Bagebozzo, il prete intellettuale ammiratore di Bettino Craxi, di cui fino alla morte ha celebrato ogni anno nella chiesa di San Giacomo in Carignano la messa in suffragio, ispiratore di Silvio Berlusconi, storico della Democrazia Cristiana, giornalista del Giornale, del Foglio, di Giuliano Ferrara, di Panorama e del Secolo XIX. Resterà un mistero la richiesta di incontro di Palmiro Togliatti al cardinale, fatta, come raccontò lo stesso arcivescovo al vaticanista Benny Lai, nel 1964, poco prima che il migliore andasse in URSS, dove morirà improvvisamente a Yalta. Rivelò Siri: mi chiese un incontro, ma da prete. E anche questo è un altro mistero da approfondire. Alla prossima puntata. Addio, 900.